Con voi come abbiamo iniziato quest'anno a fare, dopo le altre conferenze stampa di presentazione di Passera di Poletti, stasera c'è qui Luigi Dordè, diciamo non ha bisogno di presentazioni, perciò io non mi attardo a dire chi è Luigi Dordè, che cosa ha fatto. Giustamente voi avete fatto già le ricerche del caso, lo conoscete, oltretutto è stato anche qui ad Imola in passato, perciò non ho bisogno di entrare nel merito di queste cose. Io voglio solo dire una cosa, cioè che abbiamo praticamente completato la squadra, bene, manca la copertura di un ruolo, però diciamo che per adesso Enzo ha scelto questo ragazzo qui in prova che se soddisfa lo staff tecnico verrà indubbiamente messo sotto contratto, c'è già un'ipotesi di contratto che se soddisfa non è nient'altro che da sottoscrivere e dare corso al suo tesseramento. Se non dovesse soddisfare chiaramente Enzo e Patuelli sono sempre sul pezzo e stanno guardando eventuali altre soluzioni. L'avete detto voi, non ho bisogno di aggiungere io non faccio altro che confermare quello che voi avete detto, cioè che da tanti anni non si faceva così presto a costruire la squadra. E non è che noi abbiamo dato a loro più soldi degli anni precedenti, anzi, abbiamo dato meno degli anni precedenti, perciò questo va indubbiamente in questa fase a merito di chi ha operato sul mercato, in particolar modo Enzo e Patuelli. E sarà comunque il campo a dire se si è operato bene o meno, ecco, però indubbiamente un risultato positivo è stato raggiunto. Cioè non dimentichiamoci che siamo partiti poi anche addirittura in ritardo perché la decisione di sottoporre a Enzo Esposito una proposta di fare il capo allenatore da noi è stata posta a lui verso il 22-23 di luglio, perciò non è che a differenza di altre società che già ai primi di luglio avevano l'allenatore confermato o rinnovato, noi per i noti motivi che sapete siamo andati a fine luglio. Questo motivo di più per dire che si è lavorato allegramente, è stato sul pezzo e ovviamente è un risultato molto, che giudichiamo come società molto positivo. E pertanto la squadra si è radunata ieri sera. Così come primo approccio erano anni che non radunavamo la squadra con completa con tutti gli italiani, ecco, ma diciamo che si sta lavorando anche per far arrivare in tempo gli americani, che ormai diranno adesso e parlare dopo come si sta muovendo, in modo tale di fare sì che ai primi di settembre il gruppo sia completato. Ecco, perciò non voglio aggiungere altro, voglio aggiungere che noi, così come ha detto anche Enzo, ho letto le sue dichiarazioni fatte ieri, noi come società ci siamo messi a disposizione e loro che sono parte della società hanno fatto la parte più rilevante del lavoro in questa fase. Personalmente giudico la squadra in questo modo, per quello che io posso, dalla mia esperienza che ho in questo campo, per quello che posso dire è un quintetto competitivo. Su tutti i versanti, il quintetto competitivo, che
che si riesca a trovare le sinergie giuste, l'analisi giusta, e in questa fase della preparazione anche formare il gruppo è un quintetto che può dare parecchie soddisfazioni. È vero che un campionato non si gioca solo con un quintetto, si gioca con 10 giocatori. E qui nella seconda parte della squadra, diciamo la panchina, è altresì vero che abbiamo preso qualche rischio, ma ci sta. Cioè, noi sapevamo di essere un club che non poteva prendere 10 giocatori che potevano essere intercambiabili a livello di quintetto, e perciò la scelta è stata fatta di puntare forte su un quintetto valido in ogni ruolo e provare di scommettere sulla crescita di un ragazzo come Turan e scommettere sugli altri che compongono la panchina. Ecco, qui vorrei fare una precisazione e finisco, poi do la parola a voi. Io da un po' di tempo vi sto dicendo che bisogna dare ottimismo, cioè anche voi, noi abbiamo certamente in questi ultimi anni contribuito a creare una, un po' così, una depressione, se vogliamo, cioè essere sempre dietro a parlare dei debiti, essere sempre dietro a parlare di farcela o non farcela, essere sempre dietro a dover subire delle sconfitte la domenica, ha creato indubbiamente una zona, un sistema depressivo dell'ambiente. Però credo e ritengo che si sia dato una svolta. La società ha fatto notevoli cose in questi mesi, i soci dell'Andrea Costa hanno fatto notevoli cose in questi mesi, hanno dato vita a una fondazione che non vuole essere la fondazione dell'Andrea Costa, per l'amor del cielo, ma perché si chiama appositamente Fondazione Nicola Sport. Però sono stati i soci dell'Andrea Costa a volere creare questa nuova realtà. Una parte di soci sono rimasti dentro l'Andrea Costa e si stanno impegnando anche con risorse che metteranno dentro, in parte già messe, altre metteranno, per far fronte agli impegni che si stanno prendendo. Perciò mi piacerebbe anche leggere dell'ottimismo, perché l'ottimismo, la volontà dell'ottimismo crea anche un ambiente più sereno, più disponibile e via di seguito. Ecco, questo è da di fatto. Aiuta anche chi lavora in questo sistema, aiuta la società, aiuta lo staff tecnico, aiuta i giocatori. Cioè, una barriera di pessimismo. Cioè, quello che voglio dire, finisco. Qui, anche nella squadra, sono tutti importanti. Cioè, dire che la panchina di serie B o di serie C e via di seguito non aiuta quei ragazzi che avranno sulle spalle indubbiamente un peso notevole quando dovranno sostituire i cosiddetti titolari. Già se in partenza li classifichiamo come degli sfigati, chiaramente questi ragazzi, anche se c'è l'allenatore che li stimola, anche se c'è la società che è vicino a loro. Cioè, io credo che ognuno di questi 10 ha un ruolo. E il ruolo gli va riconosciuto. Ovviamente c'è quello che deve giocare 30 minuti, 35, c'è quello che ne dovrà giocare 3, 4, però i suoi 3, 4 sono importanti come gli altri, perché per ottenere un risultato c'è bisogno di tutti. Quello che vi voglio dire è che il risultato si ottiene dal martedì alla domenica sera. Lasciamo stare il precampionato, ma quando comincia il campionato si lavora dal martedì alla domenica sera. Il risultato si costruisce dal martedì alla domenica sera
e dal martedì lavorano tutti, lavora lo staff tecnico, lavorano i 10 ragazzi, casomai anche il 11esimo, il 12esimo, che devono sostituire chi è infortunato, ammalato o ha dei problemi. Perciò creando un sistema ottimistico. Poi, se i risultati confermano quello che io dico, meglio. Se non li confermano, andremo a vedere perché. Ecco, questo un po'. Perché ho la sensazione, e dopo entrerò nel merito, vi chiederò 5 minuti anche sulla campagna Bonamente, ho la sensazione che la campagna Bonamente registri ancora questo sistema pessimistico degli anni precedenti e che ancora leggo ogni tanto su alcuni articoli che dalla stampa arrivano bloccati. Cioè, dobbiamo contribuire a creare un percorso nuovo, come sta facendo la società. Una cosa la dico io, visto che confermo in pieno quello che ha detto Giampiero Lezzo, confermo quello che ha detto Giampiero, perché io vengo da una realtà che Enzo, tra l'altro, quella di Trento, che per certi aspetti mi ricorda un po' quella di quest'anno. La differenza forse, ancora dobbiamo avere un po' di tempo per capire com'è l'ambiente, l'ha fatta che lì nel momento peggiore del nostro campionato, 6 partite di seguito perse un punto dove ci davamo l'anima, ma non venivano fuori i risultati, ci sono stati tutti vicino, poi chiaramente ognuno la vede come vuole, però quella cosa dove noi giocatori eravamo i primi a essere mortificati, andare in giro, trovare il tifoso che perché comunque ci sbattevamo, ti dava la pacca sulla spalla e ti diceva dai dai, vedrete che andate meglio, ci ha portato poi, diceva la Coppa Italia, a fare semifinale playoff, perché la squadra era buona, però è veramente stata la serenità e la fiducia ci ha fatto fare lì. Penso che sia più bello per tutti, per i tifosi, vedere una squadra che vince, per i giornalisti parlarne di una che vince e per i giocatori giocare di una che vince. Poi questo non vuol dire che quest'anno vinceremo, non faccio problemi di niente, però confermo che lavorare in un ambiente ottimistico ti aiuta soprattutto nei momenti di difficoltà e soprattutto quei ragazzi che, come succedeva a Trento l'altro anno, non conosceva quasi nessuno, invece hanno fatto molto bene, hanno dato una mano al quintetto che era considerato la base della squadra. Ed è una cosa un po' scontata, un po' le prime sensazioni, ed è iniziato ieri, chiaramente pochissimo tempo, però anche il primo contatto con i compagni, con Lorenzo, con l'ambiente. Parlo dal punto di vista umano perché di tecnico. E mi sembra che a parte che Passera e Nietzsche li conoscevo già, i ragazzi giovani sono ragazzi che credo che capiscano l'importanza dell'occasione che hanno, e perciò ce l'hanno detto, se sono intelligenti ci verranno dentro tutto l'anno. Ne approfitto per dire una cosa dalla parte, non dalla parte tecnica della squadra, perché i giocatori ne conosco a parte 3 o 4 del quintetto, Turel che c'è da qualche anno, però dalla parte del pubblico. Siamo tornati a Imola a giocare, gli anni di Faenza hanno fatto perdere secondo me una base di ragazzini delle medie, perché il padre non li portava, non c'era un autobus che portasse cose. Secondo me bisogna lavorare anche su questo, cioè riportare l'entusiasmo a livello delle scuole medie, non dico delle elementari, perché le elementari sono piccole, ma prima superiore, quelli che si possono spostare in bicicletta, venire al palazzetto dello sport col motorino, cioè dare biglietti gratis, lavorare su internet, su un sito veloce, ormai da 14-15 anni su internet ci sono tutti, metti dei video sul sito, metti le interviste, dai dei biglietti gratis alle medie, tanto le ultime giornate del campionato dello scorso, che è stato anche abbastanza, siamo arrivati ultimi, diciamo la verità, che se non era per Napoli noi eravamo qui, dei posti vuoti da riempire con dei ragazzini che facessero del casino, dell'entusiasmo, secondo me c'era una possibilità, le prime giornate non entrava neanche uno spillo, poi siamo andati risultando, secondo me bisogna riconquistare la base, ormai c'era più gente a vedere la Virtus che era la sci, e non ho nulla contro la Virtus, non sono di quei tifosi che dice o Virtus sono della costa, però sinceramente c'è da recuperare gli anni di Faenza, che gli anni di Faenza abbiamo perso completamente
anche guardando qui l'età di quelli che siamo qui, siamo piuttosto datati, insomma. Meno male che parlavamo di ottimismo. L'ottimismo è lì. L'ottimismo, se prendi la questione del merito, lo porto loro. Sì, siamo. Sì, no, però così giusto, secondo il discorso di sé. Secondo me è un fatto sul quale lavorare. Sì, ma credo che questa roba, questa situazione, ma perdonami a Giambere, sono intervenuto io, perché ormai mi compie la vita, così, quindi sono abbastanza addentrato anche nella società per tante cose. Credo che una società che anche a Faenza, nonostante la situazione non era comoda per nessuno, già anche a livello di scuole, di sponsorizzazione, di attirare l'attenzione, lo stava facendo da anni. Sì. È normale, perdonami, è normale che, e credo che questa cosa Giampiero e tutto lo staff l'ha molto chiara, l'ha una situazione molto chiara, che avvicinandosi, ritornando a giocare qui in città, cerchiamo di aumentare il coinvolgimento dei giovani, del settore giovanile, della città, delle scuole, però io credo che questa qui è una cosa super scontata. Anche per questo si è spinto in questi anni a ritornare a Imola, che è stato un passaggio non facile per tanti motivi, per cui io direi di ripartire dal fatto che adesso siamo qui e poi dopo valutiamo alla fine dell'anno o degli anni se queste cose si stanno facendo o non si stanno facendo. Però il discorso, come l'ha detto Giampiero all'inizio, e i fatti, credo già a cominciare dall'anno scorso, adesso non parliamo dell'anno scorso, un campionato che non serviva alla retrocessione, il campionato dell'anno scorso è passato. Credo che la società ha super chiaro che cosa significa riportare pubblico, attenzione, uno spettacolo, diciamo così, decente, interessante qui a Imola. E lo dimostra il fatto di come sta lavorando da quando si è tornati qui a Imola. Il palazzetto, rifarlo, rimetterlo a nuovo, rimetterlo a posto, non credo sia stata una passeggiata di salute. E quindi questo è stato già un primo passo per la dimostrazione che la società vuole mantenere viva questa attività nella città. Il discorso delle scuole credo che è un discorso che era già abbastanza concreto a Faenza e andrà ad aumentare qui, giusto Giampiero? Per cui io credo che, dico, perdonami se sono intervenuto io, non in difesa della società, però, però dico, il discorso ottimismo è proprio orientato in questa direzione. Se cominciamo a pensare che l'anno scorso siamo arrivati ultimi, ma l'anno scorso non è con cazzo nessuno, né me né agli altri, è finito. Siamo qui a Imola, la società è molto chiaro quello che vuole fare, tecnicamente no, io credo che la cosa più importante è ripartire da questo. Ma adesso andare a guardare quello che è successo nel passato, anche a me piaceva più Brian Evans che l'altro ragazzino, però è uguale, adesso siamo qui, sfruttiamo, è uguale, sfruttiamo l'allenatore. Quindi sfruttiamo quello che abbiamo adesso, da questo palazzetto super, che ci hanno rifatto, ci hanno dato una mano incredibile a rimettere a posto, dalla società, che è l'unica società, credo che negli ultimi 10 anni non è sparita, comparsa, ricomparsa con dei magheggi, delle robe strane senza andare a parlare delle altre società. Quindi io credo che in questo momento difficile economicamente, cestisticamente, per il paese, una situazione migliore di questa non è che ne vedo tanto. Poi dopo ovviamente sarà il campo a dare la risposta. Io dico una cosa da tifoso, condivido quello che dice Giampiero, perché in effetti c'è questo pessimismo, cioè mentre nella corazza a fare l'abbonamento, cioè che dice io sono stato uno, che l'ho fatto tutti, però secondo me non è tanto nelle scuole, perché per me nelle scuole c'è sempre stato un coinvolgimento e anche i ragazzini secondo me sono venuti, cioè quelli per la B, non è più non tanto dalla curva, che sapevamo che anche in trasferta com'era la situazione, vedevamo anche le altre squadre che non erano l'anno scorso, tipo Trento, cioè sotto il quintetto non c'erano dei giocatori di rilievo, però c'erano i gruppi uniti che hanno fatto risultati. Secondo me bisogna lavorare molto su quella parte di pubblico, anche storico, che in città tiene molto, se vinci viene, se non vinci, cioè che si fanno trascinare. Lì secondo me conta molto a loro giornalisti, cosa scrivono e coinvolgere anche un po' l'infrastruttura, cioè la politica imolese, perché sai che tante volte Imola è una città che va molto sulla tradizione, tutto quello che è nuovo fa sempre paura, quindi un sentono di ah, lì la squadra, sono cinque, ma neanche a vedere chi c'è nella squadra, se ci va uno ci vanno tutti, secondo me conta molto coinvolgere. Vi ringrazio entrambi per l'intervento che avete fatto. Volevo però riportare l'attenzione sul modello.
credo che la cosa di questa sera sia fatta per lui. Poi se al termine rimane qualche minuto, indubbiamente non avremo problemi a dire qualche cosa, ecco, anche su queste giuste. Ho continuato sulla giusta. No, grazie. Giusto sulle considerazioni fatte da voi. Ecco. Ritorniamo. Ieri Esposito, presentando un po' la stagione, ha detto che insomma da questa settimana ci sarà da lavorare parecchio, perché vuole una squadra che spinga sul gas, che possa giocare in velocità, che non abbia paura di niente. Come identikit, insomma, ti piace? Chiaramente, cioè, anche per caratteristiche, anche se ho giocato anche in squadre che avevano un approccio cestistico diverso, però sicuramente credo che non ci sia la migliore per le caratteristiche che abbiamo noi, anche per il nostro ciclo. Vince, che è uno che un basket veloce se non può rendere meglio, non è che come Marco che si esalta in queste condizioni. Perciò dovremo lavorare molto, sappiamo che sarà una preparazione durissima, che è una preparazione proprio perché ci deve portare a star bene in campionato e cercare di fare questo di fronte alla Grecia. Ascolta, visto che qui danno i giudizi tutti, tu da dentro che hai giocato in squadre che lottavano per vincere il campionato, cioè, questo qui è un campionato dove sono sicuramente decisivi gli americani, però voi tre italiani del quintetto siete giocatori di un certo livello, quindi cioè, non è per forza di cose che questa squadra dipenda dagli americani, dipende anche da Passer, da Rodei, oltre che la panchina, dipende anche da voi, siete giocatori in grado di essere protagonisti in questo campionato. Ah, io non voglio contraddirti, ma credo che la forza delle due finora sia stato proprio il fatto che è un campionato che non dipende solo dagli americani, perché soprattutto quest'anno ce ne sono comunque due, sicuramente sono una parte importantissima, come lo siamo comunque due giocatori di quintetto. A maggior ragione gli americani si chiedono delle volte delle cose per qualcosa in più, ma non è la uno dove per forza di cose c'è un altro tipo di pallacanestro. Secondo me dimostra il fatto che sono sempre campionati molto combattuti, e credo che la Valencia sia uno sport di squadra, perciò la squadra fa la differenza in questo contesto ancora di più, perché poi non è che ci sono i 5 americani e i 5 italiani, qui il gruppo va fatto e, come dicevamo prima, anche i giovani, per quello che saranno il minutaggio che avranno, dovranno tenere alta l'intensità quando andranno dentro, gli si richiederanno cose diverse ma comunque importanti. Cioè, di ognuno veramente quest'anno c'è da fare la sua parte. E una delle cose che mi interessa, che mi ha convinto insomma in questa avventura, è il fatto di avere un ruolo importante. Ascolta, tu, anche se sono passati degli anni, a Imola ci sei stato una o due? Una stagione. Quindi Imola la conosci, ecco. Ha avuto il fatto di conoscere già la realtà di Imola, che non cambia di un giorno, di uno o in aula o la via, ecco, è stata determinante anche quello di sapere dove andare. Allora, chiaramente non sono una persona ipocrita, sono una persona che dice la verità, e per onore di verità venire in un posto dove si vive bene, un posto bello, tra l'altro non è lontanissimo neanche dal posto dove abito, che è Pesaro, mi ha aiutato nella scelta. Perciò quando ci sono queste componenti ci si viene più volentieri, qualsiasi giocatore in realtà ha questo tipo di ragionamento. Un posto dove si vive bene è un posto dove ti aiuta. E il discorso che facevo prima, quello della tifoseria, rientra, dei giornalisti, di tutti, rientra in questa logica, perché quest'anno ci sarà, oltre al cuore, bisogno di tutti, perché anche nel momento difficile il tifoso che gli verrebbe voglia di dare una fischiata al ragazzino che magari è entrato o ha fatto l'ingenuità, se in quel momento gli dà una mano, il ragazzino una volta dopo fa una cosa buona, il tifoso è contento perché abbiamo vinto una partita in più, il ragazzino perché sta diventando un giocatore e noi perché abbiamo vinto la partita, insomma. Questo era il discorso di prima. Sì, comunque Imola mi sono trovato molto bene, mi piace. Quindi sono già parole un po' da libero, perché spero adesso sia per i ragazzi, per l'ambiente, tutto. Allora, è una cosa a te, forse è quella cosa che non è
retorica, è il campo che ti dice chi saranno i giocatori un pochettino più che mettono la parola in spogliatoio e tutto. Allora, chiaramente in una squadra dove forse uno più vecchio provo a dare una mano come posso anche in altri settori del campo, insomma, col massimo dell'umiltà, perché poi tanto alla fine punta a buttarla dentro, però ci sono cose che un pochino magari aiutano, soprattutto quelli più giovani, ci si prova a dare una mano. Altre domande? Volevo chiedere giusto una cosa per chiudere tutto il discorso del mercato che abbiamo iniziato prima, se comunque un margine per fare qualcosa nel caso di serra ve lo siete tenuti, cioè già diciamo che la domanda è classica in questa fase. Spiego una domanda. No, sempre un po' normale, siamo. Visto come la situazione generale sia tecnica che economica, abbiamo imparato con gli anni a girare sempre di più con una mano avanti e una dietro. Si risponde così. Per cui siamo tutelati, però adesso guardiamo quello che abbiamo in casa. Poi dopo, a tempo dovuto, valutiamo sia tecnicamente che economicamente. Abbiamo cercato di fare il massimo con quello che avevamo a disposizione in questo momento. Poi tra un po' ne riparliamo. Godiamoci quello che abbiamo tecnicamente per le mani adesso e poi dopo con tranquillità tra qualche settimana vediamo. Io, cioè, quando io e te abbiamo parlato dovevi ancora, c'eri solo tu nella squadra. Obiettivamente questa squadra qui, rispetto a quello che tu potevi pensare quando hai firmato queste robe, sei riuscito a farla come volevi, senza bisogno che fare dei nomi, però hai preso tutto quello che avresti voluto, no? Sapendo i soldi che avevi a disposizione. Cioè, hai dovuto fare molte rinunce, qualcuna o poche. Però, insomma, è normale, ho cercato di prendere il meglio possibile, non è che vado a prendere dei cessi, quindi, cioè, ho cercato di prendere il meglio di quello che potevo prendere. Dico che in questo momento non è facilissimo fare mercato, ma non solo per me, per tante società, perché ovviamente riuscire a bilanciare il discorso tecnico e economico non è una roba semplicissima per nessuno, ti dico, non, neanche per chi ha tanti soldi, Pietro, neanche per chi ha tanti soldi, perché io credo che sono, è anche un discorso che farò adesso la squadra, chi è arrivato qui, diciamo, quelli che abbiamo firmato sono giocatori che abbiamo voluto fortemente e che hanno voluto fortemente venire qui a Imola. E ripeto, questa è la cosa più importante in questo momento. È normale poi dopo se potevo prendere qualcuno delle NBA come americano era migliore, qualcuno meglio di Tordera era migliore, però per me, io quelli che ho adesso sono i 10 milioni. Assolutamente, cioè io al momento ti dico, per me Tordera è il miglior quarto che potevo prendere, che mi piaceva a me, sono andato su Tordera, ho avuto la fortuna che Spezzi ci ha dato una mano in questa trattativa, però se trovate uno meglio di Pasta, di Tordera, degli altri, ditemelo voi. No, anch'io ho la sensazione che sei riuscito a prendere. Non è che sono riuscito a prendere, perché non sono stato bravo, è stata una collaborazione di tutti, anche da parte dei ragazzi, perché Luigi non credo che avesse soltanto Imola, cioè proprio una scamorza, non è, quindi no, è stata una componente, di cose che, come diceva lui, un po' quello che ti ha detto lui, sicuramente valutare anche a livello di logistica, Imola aiuta rispetto ad altre età. La collaborazione anche tecnica, io, Sbetti, della società, il fatto che è già stato qui, è una serie di cose che hanno contribuito, che i giocatori che sono venuti qui sono arrivati volentieri e che sono tutti quelli che io volevo molto volentieri. O dopo, a migliorare si può sempre, prendere uno migliore, però mi dico, non c'è questo spazio. Sì, anche gli americani, è ben trovato uno che c'è il figlio e dice mio figlio è un cesso, perché il figlio suo è sempre il migliore, quindi ti dico, ho preso quelli che mi piacciono, poi dopo sarà il campo, come ho detto Giampiero prima, a vedere se sai, sono adatti a questo campionato, se vanno bene. Potenzialmente, per la scelta che ho fatto, credo che sono adattissimo al tipo di squadra a questo campionato. Poi dopo, ripeto, conta solo lì dentro. Chiedo al risposto se Lorde sarà capitano in questa squadra. In queste situazioni qua, così come quando ero da giocatore, non sono mai entrato, quindi è una decisione che prenderanno i ragazzi all'interno dello spogliatoio.
È normale che di solito il capitano sia sempre una persona che ha un po' più di esperienza, un po' più di leadership, un po' più di personalità, però questa è una roba che decide la squadra, ti deve sentire a suo agio, comodo con questa scelta. Tu ad esempio non l'hai mai voluto fare, non mai voluto c'era Fazzi con te, l'ha sempre fatto. No, neanche nelle altre società, non l'ho mai voluto fare perché già, no, ringraziando di comunque, già ero sempre al centro dell'attenzione, non metti anche a fare il capitano, poi dopo mi dà anche scopo e secchi, dava una solita al partito, no, questo no. Quindi, lo decidono i ragazzi e io lo rispetto in pieno, rispetto tutto che faranno, ciò che faranno senza problemi. Bene, diciamo questo per rispondere anche a chi è intervenuto. Quando è stato proposto ai soci, avevamo anche altre candidature come allenatore, l'ho già detto quando abbiamo presentato Esposito, voglio ripetere questa sera per l'ultima volta. Ai soci è stata presentata una rosa di nomi come allenatore, però Enzo è stato quello che maggiormente ha avuto il sostegno nei confronti dei soci per essere lui il capo allenatore. I soci all'unanimità della società hanno approvato questa indicazione, ma il motivo è un motivo molto semplice. Avevamo bisogno di rigenerare un po' l'ambiente. Enzo è una persona, un personaggio amato qui ad Imola, stimato, è stato il più grande giocatore che Imola abbia avuto e siamo ripartiti di lì per la parte tecnica. Per la parte societaria eravamo già partiti prima, alcuni mesi prima, e l'ho detto, la fondazione, i soci impegnati nella società, il voler andare avanti, il non tirare giù la bandiera, come giustamente è stato scritto ieri, tanti spariscono ma l'Andrea Costa è sempre lì con le sue difficoltà e via di seguito. Però sul piano tecnico avevamo bisogno di rigenerare un pochettino e la migliore scelta non poteva essere quella di dare in mano la guida a un leader. Io mi ricordo quando assieme a Vitucci portammo Enzo a Imola, lo portammo dopo aver vinto il campionato di A2, perciò non temevamo questo problema, anzi, perché sapevamo che portavamo un grande leader. Sono convinto lo sia così anche da allenatore. Uno dei motivi che i giocatori hanno scelto di venire a Imola, a meno che da altre parti, è anche per questo, perché sono allenati e guidati da una persona stimabile, una persona che è un leader. I leader lo sono ovunque, non lo sono solo se sono giocatori, se sono dirigenti, se sono allenatori. Un leader è un leader, in qualsiasi momento. Perciò vorrei che teneste in considerazione anche questo dato. La grossa parte del merito per certi giocatori, vedi anche Tordeva, vedi Passera, vedi anche altri, o anche ragazzi che sono stati mandati qui a Imola perché è una scommessa su di loro, ma i loro dirigenti della società da dove provengono, i suoi procuratori, sanno che qui si può scommettere e molte volte vincere le scommesse. L'ultima è quella di Chilo, una delle più grosse è quella di Aradori, ma ve ne sono anche altre. Ecco, scommesse fatte da noi e vinte. È per quello che dico, i ragazzi della panchina hanno scommesse, ma sarà una scommessa che per alcuni di loro sarà una scommessa vincente. Ecco, ma bisogna sostenerli. Ecco, questa è la. L'ultima cosa, vorrei che tramite di voi, e vi ringrazio, faceste presente che sabato si chiude gli sconti per la campagna abbonamenti. Da lunedì i prezzi sono pieni, cioè noi anche qui abbiamo fatto la nostra parte. Mi auguro che qualcuno dopo non si lamenti, se viene da lunedì a fare l'abbonamento a prezzo pieno. L'abbiamo detto e ridetta, noi faremo un ulteriore battaglia pubblicitario, questo
che vedete sarà un volantino che avrà distribuito in tutte le case in 25.000 copie, però ecco, i vantaggi si esauriscono sabato. Ecco, se voi domani potete dire, chiaramente fate un piacere eventualmente a chi è arrivato dalle ferie o chi si è dimenticato che i vantaggi finiscono, ecco, come tutte le cose. Bene.